Salve a tutti cari amici dal cuore rosanero, qui è Rosanero Podcast che vi parla. Siamo a lunedì, quindi buon inizio settimana a tutti. Un inizio settimana che vede il Palermo reduce dal pareggio contro il Bari, impegnato in quelle che sono le operazioni di mercato sia in entrata che in uscita. Alla luce del fatto, inoltre, che mancano solo pochi giorni alla fine del calciomercato, questa sarà una settimana molto calda per la compagine Rosanero. Prima di entrare nel vivo della puntata, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche, di dirmi la vostra qui sotto nei commenti e altresì di seguire Rosanero Podcast anche su Instagram. Metterò il link in descrizione. Mi raccomando, questo è l'unico mezzo per fare crescere il format. Già molti di voi l'hanno fatto, infatti colgo l'occasione per ringraziarvi di vero cuore. Seconda giornata di campionato, Bari-Palermo. Una sfida che, come anticipato nella scorsa puntata, è stata una vera guerra in campo. Un punto a testa sia per il Palermo che per il Bari ed, a mio parere, il risultato ha rispecchiato correttamente quanto visto in campo. Per fare un breve commento della partita, sicuramente il primo tempo va assegnato al Palermo, che alla fine dei primi 45 minuti abbiamo concluso la prima parte del match in vantaggio. Un'altra storia invece per quanto riguarda il secondo tempo, che sicuramente è da assegnare al Bari. La compagine barese, infatti, nella seconda parte del match ha imposto il suo ritmo in campo, guadagnandosi il pareggio e rischiando negli ultimi minuti addirittura il vantaggio. Tuttavia, il Palermo ha tenuto testa, stringendo i denti fino alla fine, per cui, a mio parere, un risultato comunque utile maturato dalla compagine rosanero, che comunque non esce sconfitto in una sfida fuori casa contro il Bari assai difficile. Altresì il sapore di questo pareggio è ancora più gustoso se si pensa che, a parte Elia, Piacelli e Nedelcioru, i rosanero hanno giocato di fatto con la squadra dell'anno scorso. Per cui, a mio parere, va bene così per questa seconda giornata di campionato. Per citare una nota positiva del match, sono veramente contento del primo gol di Nicola Valente, che è riuscito ad andare a segno facendo di fatto il suo primo gol in Serie B. Inoltre, non so voi, ma a me continua a piacermi Bro, che a parte qualche errorino ha comunque fatto un ottimo lavoro a centrocampo, sia in termini difensivi che in termini offensivi. Comunque, per quanto riguarda la formazione, le cose dovrebbero cambiare in vista della terza giornata di Serie B in relazione al match Palermo contro Ascoli. Non sto parlando di risultato, ma parlo di moduli e schieramenti. Infatti, con gli arrivi ufficiali di Di Mariano, Stulac e Bettella, pare che mister Corini stia studiando il modo per utilizzare i suoi moduli nativi, ovvero il 4-3-3 o il 4-3-1-2. Per cui ci sono altissime probabilità di vedere un Palermo diverso già dalla prossima sfida e soprattutto di osservare i primi movimenti in campo dei nuovi innesti. E sulla scia degli acquisti parlerei subito di calciomercato. Mancano meno di 10 giorni alla fine al punto del calciomercato e il Palermo è al lavoro per nuovi colpi utili a far crescere il valore della rosa. Inizierei con la figura più ufficiosa, ovvero quella di Jacopo Segre. In realtà lo aspettavamo già dalla scorsa settimana, ma se tutto va bene, tra martedì e mercoledì dovremmo poter vedere il 25enne centrocampista vestire la maglia rosanero. E questo, ragazzi, come già detto nelle scorse puntate, sarà davvero un bel innesto. La questione cambia per un altro nome caldo, ovvero quello di Dario Saric. Il bosniaco, infatti, è conteso tra Palermo e Cremonese. Infatti, nonostante sia stato accostato al Palermo, la trattativa risulta molto complicata. Tuttavia, ormai manca poco, per cui prima di questi 8 giorni dovremmo sapere se questo colpaccio andrà a segno o meno. Fatto sta che il tecnico dell'Ascoli ha dichiarato appunto che Dario Saric fa parte di quelle figure legate al mercato in uscita. Proseguendo con quelle che sono le voci e le suggestioni di mercato, sembrerebbe che il Palermo non è solamente impegnato a puntellare il centrocampo, ma pare che la compagine rosanero stia cercando un vice Brunori.
E proprio per l'attacco, nelle ultime ore, voci di corridoio vedrebbero un grosso interessamento della compagine rosanero nei confronti di Moreo. Sarebbe dunque un ritorno di fiamma quello che riguarda appunto Stefano, l'ormai esperto attaccante in forza al Brescia, per cui risulta una pedina che Corini ben conosce. Personalmente ho un ottimo ricordo dell'esperienza di Stefano Moreo al Palermo in quella che fu la stagione 2018. Il ragazzo aveva fatto comunque bene e francamente l'idea di un suo ritorno mi alletta e non poco. Tuttavia pare che la trattativa sia molto difficile e infatti sembra che la compagine bresciana abbia blindato le porte dell'attaccante. Ovviamente non ci resta che osservare ed aspettare pazientemente novità. Sono curioso di sapere la vostra riguardo a Moreo. Altra alternativa in attacco, da quel che si evince, pare che sia legata alla figura di Samuele Di Carmine. 33enne in forza alla Cremonese, ove pare il Palermo abbia già avuto i primi contatti. Anche in questo caso niente di ufficiale. Altra pista proveniente dal Brescia è quella legata a Dimitri Bisoli. Anche in questo caso pare che ci siano stati i primi contatti e dalle notizie pare che Bisoli sia fortemente attratto dalla destinazione Palermo. Questa figura rappresenta un'alternativa qualora dovesse andare male, secondo me, la trattativa con Dario Saric, per cui anche in questo caso gli dovrà aspettare l'andamento delle operazioni. Passando adesso alle cessioni, è ufficiale, come ben sapete, l'addio di Gregorio Luperini, che è passato al Perugia. Faccio un in bocca al lupo al calciatore che tanto ha dato l'anno scorso per i nostri colori. Apro una piccola parentesi, specie nella seconda parte. In realtà nella prima parte di campionato non è che abbia brillato particolarmente. Come già detto nella scorsa puntata, è evidente che il calciatore non si trovava bene a Palermo. Ed è probabile che l'addio di Baldini sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Anche se non ci sono notizie a riguardo sulla scia delle cessioni, ci sono altre figure che probabilmente prima della fine di questi 8 giorni verranno coinvolti dal Palermo per essere appunto ceduti. Mi vengono in mente Somma, Doda, Fella, Siripo. Insomma, figure che alla luce dei nuovi innesti, a mio parere, difficilmente saranno utilizzati da mister Corini in questo campionato. Per Silipo mi sento di dire che personalmente lo darei in prestito, con la speranza che il giovane calciatore ritorni a Palermo fortificato, poiché oggettivamente, nonostante le aspettative, nelle scorse stagioni non ha mai messo in luce il suo talento. Bene, siamo in chiusura, vi ringrazio come sempre dell'ascolto. Vi invito nuovamente a iscrivervi al canale, è gratuito, mi raccomando. Vi mando un grande abbraccio, forza Palermo sempre, ciao e alla prossima puntata.